Basta approvare la proposta del Movimento 5 Stelle che ribadisce da un anno in questo Parlamento un doppio canale di assunzione tramite concorso e scorrimento di graduatorie e l'assunzione di tutti gli abilitati prima di procedere ad altre tipologie di formazione e di concorso. È una misura che approva la stragrande maggioranza del Paese e del mondo della scuola, sensata, ma che solo il Partito Democratico, che di scuola sembra non capire nulla, rigetta e fa in modo che la scuola entri nel caos sempre di più. Noi continueremo a portare avanti questa proposta e saremo nelle piazze e nel Parlamento a fare le nostre battaglie. La ringrazio. Adesso il collega Baldelli. Prego, Presidente. La ringrazio, Presidente Di Maio. Nella giornata di ieri ho sottoscritto e depositato un'interrogazione parlamentare a risposta orale su un tema importante al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, vale a dire su dove finiscono e come vengono spesi quella parte di denari che provengono dalle multe che i comuni fanno ai cittadini per le violazioni del codice della strada. Visto che le nostre città hanno un manto stradale devastato, sono piene di buche e questo manto stradale rovinato comporta incidenti e contenzioso giudiziario e assicurativo. Attraverso gli uffici della Presidenza, Presidente Di Maio, le chiedo di segnalare la richiesta, la segnalazione al Governo per una risposta pronta a questa interrogazione, anche sulla scorta del fatto che già questo ramo del Parlamento si è pronunciato su una materia analoga, vale a dire sulla destinazione che i comuni fanno dei proventi delle multe degli autovelox. Anche su quello c'è stato un impegno preciso e un voto da parte di quest'Aula, ci attendiamo risposte concrete dal Governo. E approfitto di questa occasione per sollecitare anche le interrogazioni sulla vicenda anch'essa approdata all'attenzione di quest'Aula e, diciamo, giunta con un voto ad impegnare il Governo ad una moratoria sui maxi conguagli dell'energia e del gas. Su questo tema, su cui c'è un impegno preciso a cui il Parlamento, a questo ramo del Parlamento, ha vincolato il Governo è latitante. Anche su questo, Presidente, c'è un'interrogazione parlamentare che chiede conto al Ministro Guidi e al Dicastero dello sviluppo economico del mantenimento di questo impegno, anche su questo, Presidente, le chiedo un sollecito. La ringrazio. Grazie, grazie collega Baldelli. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 31 marzo 2016, ore 9 e ore 16:15. Seguito della discussione dei disegni di legge di ratifica Italia Santa Sede Convenzione in materia fiscale, accordi in materia ambientale, Italia Liechtenstein scambio di informazioni in materia fiscale, UE Unione Europea Vietnam accordo quadro globale di partenariato e cooperazione. Seguito della discussione della relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in relazione alla revisione del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta.